In occasione della seconda giornata di Passione Lecce 105, abbiamo intervistato Francesco Lorusso, figlio del compianto Michele, vera e propria bandiera del club giallorosso. Sentiamolo ai nostri microfoni. Francesco Lorusso, figlio del grandissimo Michele, ecco, quali emozioni provi in questa mostra? Guarda, sono emozionatissimo. Guarda, non ricordo tanto di papà perché ero piccolo, avevo 3 anni quando è successo l'accaduto, però posso dire che è un grande uomo, un grande giocatore, detto da voi e da tutta Lecce. E guarda, sono contentissimo e felicissimo di essere stato invitato qui. Qual è il tuo augurio per il futuro del Lecce? Guarda, io mi auguro, io lo seguo sempre il Lecce, sempre, e mi auguro che possa stare sempre in alti livelli, perché è una piazza molto importante, quindi non si merita quello che sta passando, quindi mi auguro che Lecce alla fine possa lottare, insomma, almeno per i vertici alti. Diciamo. C'è un episodio, un ricordo, qualcosa che ti hanno raccontato su tuo padre? Guarda, mi hanno raccontato molti episodi e niente, uno dei tanti, mi ricordo che mi dicevano che una volta andò in una piazza Sant'Oronzo e lui vide un barbone a terra senza scarpe, gli diede le sue scarpe e si fece accompagnare dai suoi amici in albergo a dire: accompagnatemi a prendere un altro paio, per dire. In poche parole, è un uomo di una grande umiltà, come mi hanno detto, quindi sono un po' emozionato e niente, che dire più. Un giocatore indimenticato e indimenticabile, quindi complimenti. Grazie, grazie anche a voi.